Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ma solo di quelli in sconto. È appena iniziata la nuova campagna sconti su Switch chiamata Saldi Blockbuster e abbiamo tempo fino al 7 aprile per capire se effettivamente tra queste nuove offerte c'è qualcosa che vale la pena comprare. E in questo video ricchissimo faremo proprio questo, avvalendoci ovviamente dell'aiuto imprescindibile di Deku Deals. Prima di iniziare però l'invito è sempre lo stesso, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Quello che risparmiate con i saldi lo reinvestite tutto nella fondazione del Poroverso. Un piano perfetto. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Che mondo sarebbe senza Deku Deals? Sicuramente un mondo dove si spende molto di più o comunque un mondo dove uno scrolla l'eShop e non trova assolutamente nulla. Infatti questo potentissimo sito, per chi non lo sapesse, è l'unico vero modo per capire se ci sono offerte valide sullo store digitale di Nintendo Switch. Ma come funziona? Se già lo sapete potete saltare direttamente al capitolo successivo. Invece, se per caso siete capitati qua per sbaglio della prima volta che vedete un video del genere, vi spiego al volo cos'è Deku Deals e come funziona. Deku Deals è un sito che permette di scandagliare in modo funzionale il database del Nintendo eShop e sostanzialmente mette in ordine tutti quanti i titoli secondo dei criteri che ci tornano molto utili. Per esempio, se andiamo a prendere un titolo a caso, possiamo sapere tutto di questo gioco, soprattutto lo storico dei prezzi, la cosa che ci interessa di più. Consultando questo diagramma possiamo infatti questa sezione possiamo sapere se lo sconto che c'è in questo momento è effettivamente conveniente rispetto a quello che si è visto le ultime volte. Ed effettivamente siamo su un all time low, cioè sul prezzo più basso di sempre. Inoltre può anche capitare che magari il prezzo è attraente ma noi non conosciamo di che gioco si tratta, e qui sono riassunte tutte quante le informazioni più importanti, tra cui anche la media Metacritic, quanto ci vuole per portare a termine il gioco, il rating PEGI, le lingue supportate, perché so che molti di voi, se non c'è l'italiano, non videogiocano. Quindi in questo caso l'italiano è supportato, il prezzo è basso, lo finite in meno di 30 ore, l'acquisto si può fare. E noi in questo caso specifico ci muoveremo in questo modo. Andremo nella sezione Hottest Deals, ovvero gli affari del momento, per poi selezionare soltanto il formato digitale e prendere in esame soltanto gli sconti che sono nel New Lowest Price, ovvero il prezzo più basso di sempre, soprattutto per evitare che io mi ripeta rispetto ai precedenti video e vi consigli sempre gli stessi giochi, sempre allo stesso prezzo. Quindi vediamoci un po' le prime pagine cosa hanno da offrire. Si parte subito con Mario & Rabbids Sparks of Hope a meno di 20€, grandissimo gioco, purtroppo è stato ignorato non tanto dalla critica ma dal pubblico, sappiamo infatti che ha venduto pochissimo. Io vi direi, per quello che dura e per quello che offre, il prezzo è ottimo, ma state attenti perché molto spesso si trova a queste cifre anche nella versione fisica e, per come sono fatto io, se devo scegliere preferisco sempre e comunque la versione su cartuccia. Poi abbiamo una carrellata di Story of Seasons e anche Rune Factory. Gli Story of Seasons sono sostanzialmente gli eredi di Harvest Moon. Penso sia appena partita una campagna sconti dal publisher, ovvero Marvelous Exceed, perché tutti i giochi di queste serie e di questo genere sono più o meno al prezzo più basso di sempre, quindi immagino ci sia una campagna nella campagna, visto che poi questi qua non scadono il 7 aprile ma il 24. Quindi se vi piace il genere informatevi un po' sui vari capitoli, che ai miei occhi sembrano un po' tutti uguali, però non pensate neanche che questa qua sia l'ultima occasione per comprarli, perché come potete vedere vanno in sconto molto molto spesso. E soprattutto Rune Factory si differenzia dagli Story of Seasons perché integra all'interno del suo gameplay play anche delle sezioni di dungeon crawling. Raji è un action adventure invece di cui ho sentito parlare bene ma non benissimo. 6,24€ tutto sommato è un prezzo che uno si può anche permettere di pagare e poi trovarsi di fronte a un gioco che non apprezza particolarmente. Mi ricordo però che era disponibile all'interno del Game Pass, lo scaricai ma non l'ho mai provato, adesso neanche so se c'è ancora. Però l'idea di un gioco che prende ispirazione da un tipo di mitologia che non è estremamente bazzicata, soprattutto negli ultimi anni, non lo so, mi ha sempre intrigato e avessi avuto il tempo lo avrei provato subito. 6,24€ non sono tantissimi, quindi se qualcuno di voi decide di darmi una chance fatemi sapere com'è, soprattutto su Switch. Come vedete però la media Metacritic non è che vi trovate di fronte a un capolavoro, però magari è uno di quei giochi
che vi sorprende, vi cattura, nonostante poi alla fine non sia un titolo imprescindibile. Poi abbiamo al prezzo più basso di sempre Animal Crossing a soli 40 euro. Passiamo avanti, bellissimo Tales of Iron, ve lo consiglio spesso, però qui adesso siamo sotto i 5 euro per la prima volta, e soprattutto da pochissimo è stato annunciato il secondo capitolo. Però direi che questo qua è un ottimo momento per recuperarvi il primo capitolo. Non c'è l'italiano però, mi sembra, fatemi vedere, no, i sottotitoli sono in italiano, ok. Però il doppiaggio è soltanto in inglese, se non sbaglio, anche perché poi vi consiglio di lasciare la lingua originale, perché la voce fuori campo che fa da narratore è l'attore che ha dato la voce anche a Geralt di The Witcher, una voce molto molto iconica per una storia che poi, nonostante l'estetica cartunesca, tocca dei picchi di violenza impressionanti. Sentito parlare molto bene di Hot Wheels Unleashed, non so però com'è la versione Switch, che comunque va in sconto molto molto spesso. Informatevi, perché mi dà idea di uno di quei titoli che tutto sommato forse, soprattutto per la fluidità di gioco e l'impatto grafico, potrebbe essere meglio giocare su altre piattaforme. Però non mi sbilancio più di tanto. Poi abbiamo, mamma mia, Prince of Persia The Lost Crown, uno dei giochi che ho preferito in questo 2024, un reboot della serie che spero dia vita a una nuova sequenza di giochi di Prince of Persia, che magari potrebbe finalmente tornare al centro dell'attenzione e affiancare, non dico sostituire, affiancare Assassin's Creed. Spoiler, non succederà mai, vi dico, il prezzo è buono, ma fino a qualche giorno fa era più o meno allo stesso prezzo la versione fisica e si trovava su Amazon, quindi forse adesso il prezzo si è rialzato. Non pensate però che sia, diciamo, l'ultima occasione che avete per comprarlo a questo prezzo, anche se è la prima volta che va in sconto, ma anche perché è uscito a gennaio, mi sembra, quindi da pochissimo. Però insomma, se siete giocatori che prediligono le versioni fisiche, comunque entrate nel canale Telegram delle Offerte Poracce, perché là è dove vi segnalo sempre tutti questi tipi di sconti, offerte eccetera eccetera, che se aspettate la versione fisica magari è il caso di non lasciarsi sfuggire. Prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti, e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Sonic Colors Ultimate è sceso al prezzo più basso di sempre, purtroppo il titolo aveva parecchi problemi tecnici, non solo su Switch, ma proprio come remaster era fatta un po' alla buona, per usare un termine abbastanza neutro. Non credo siano stati risolti tutti quanti, l'edizione fisica tra l'altro era anche carina, 12 euro, no, non lo so, secondo me è ancora troppo, però stiamo parlando di uno dei migliori Sonic in tre dimensioni, almeno di quelli classici, quindi se è un buco che ancora non avete tappato e vi avanzano così 12 euro nel portafoglio digitale, qualche spiccio, perché no, potreste pensarci. Però prima informatevi se con le patch hanno risolto un po' tutti i problemi tecnici che affliggevano questa versione. Poi, se siete in cerca di qualcosa in stile XCOM, so che la Shadowrun Trilogy è una figata assurda, però anche qui ci sono stati tantissimi problemi tecnici al lancio e penso che non siano stati risolti tutti quanti, quindi fate molta attenzione. Certo, 9,99 non è un prezzo così esagerato, ma non è neanche poi poco, quindi boh, non lo so, informatevi bene, perché questo non ricordo proprio che era un titolo che aveva un sacco di problemi. Molto spesso si parla di porting miracolosi su Switch, però troppo poco spesso poi si passano in rassegna quelli che sono veramente i porting problematici. Le recensioni parlano magari della versione PS5 o della versione PS4, uno le legge e pensa che su Switch sia più o meno la stessa cosa e quindi poi succede un bel disastro. Quindi informatevi per bene, sicuramente su YouTube sarà pieno di recensioni, così come sarà pieno di recensioni del bellissimo Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, un vero tuffo nel passato, un'operazione di nostalgia, però anche molto moderna, uno di quei giochi, uno di quei titoli da provare assolutamente in multiplayer, che magari si esauriscono nel corso di una o due serate, ma
poi hanno una rigiocabilità elevatissima e veramente pazzeschi, grandissimo art style, gameplay semplice ma divertente, io ve lo straconsiglio, soprattutto se siete giocatori attempati. Poi entriamo nell'ambito dei Metroidvania, minchia, Blasphemous 2, uno dei migliori giochi degli ultimi anni, non solo dei migliori Metroidvania, io l'ho apprezzato tantissimo, anche più dell'uno, ma ormai ve l'ho ripetuto allo sfinimento, ma così tanto che ho anche fatto il pre-order della Collector's Edition che uscirà a maggio, mi sembra, che sarà una cosa gigantesca che costerà pure tantino. State poi attenti perché Persona 4 Arena Ultimax non è Ultimax non è un JRPG ma è un picchiaduro, quindi fate bene i vostri conti, picchiaduro 2D con una grafica pazzesca, però non c'entra niente se vi aspettate un JRPG. Mario Strikers, incredibile ma vero, al prezzo più basso di sempre, 40 euro, ancora una follia. Abbiamo poi la Trilogy di Arkham a 34,79 euro per tre gioconi, poi alla fine non è neanche male come offerta, però ragazzi non ci sono recensioni, ma ve lo dico io, no assolutamente no su Switch, perché mentre i primi due titoli tutto sommato andavano abbastanza bene, il terzo gira ma no di schifo, ma proprio peggio. A questo punto vi dico, recuperatevi la Arkham Trilogy al un decimo, ah no, a un terzo del prezzo sulle altre piattaforme e andate in pace, evitatelo assolutamente su Switch. Purtroppo lo stesso triste, identico destino è stato riservato alla Serious Sam Collection, perché so che in questa raccolta anche qui il terzo capitolo gira da schifo, ma tanto da essere praticamente ingiocabile, almeno così riportano tante recensioni, e in più si parla di controlli insomma non proprio al top in portabilità e anche di tempi di caricamento molto lunghi, che è una cosa che mi innervosisce tantissimo e anzi una delle feature che più apprezzo della next gen. Viva i caricamenti rapidi, vi prego, non si possono vedere le attese dopo una morte. Vogliamo vivere e vogliamo giocare. Axiom Verge 2 è il seguito di uno dei migliori Metroidvania di sempre, punto e basta. La critica è stata un po' più freddina nei confronti di questo seguito, che comunque cambia qualcosina nella struttura che ti aspetteresti da un Metroidvania classico. Infatti credo che la progressione non sia lineare e obbligata come ci si aspetta da un Metroidvania, che maschera la sua linearità ma rimane comunque un titolo fortemente lineare, perché bisogna seguire la strada pensata dagli sviluppatori, e questo non lo so, è stato accolto con un po' più di freddezza, soprattutto perché dopo il primo ci si aspettava il capolavoro dei capolavori. A quanto pare questo qua è semplicemente un bel gioco, costa 11,69 euro, è un bel gioco, perché no, recuperatelo subito. Se invece volete dire addio alla vostra vita sociale per i prossimi 6-7 mesi, prezzo più basso di sempre per il bundle tra Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, che dire, ve lo comprate e vi chiudete per le prossime 200 ore, da magari 150, e vi godete due dei JRPG più importanti degli ultimi anni, e soprattutto sulle altre console avete il remake di Persona 3 che è Reload, qui c'è il Portable che è la remaster della versione portatile uscita su PSP, che forse è la meno riuscita tra tutte quante le versioni di Persona 3, ma questo è quello che passa al convento su Switch. Io fossi in voi non mi lamenterei e mi recupererei questa grandissima serie di giochi di ruolo giapponesi. Outer Wilds a 15,99, prezzo stracciato, lo vogliamo dire? Si tratta di un indie che è stato accolto in un modo sensazionale da stampa, critica, pubblico. Chi lo gioca lo adora e si temeva molto per la conversione su Switch, che però fortunatamente sembra essere uscita abbastanza bene, ovvero il titolo non è ai livelli delle controparti su console fisse, però comunque è perfettamente giocabile nonostante l'inevitabile downgrade grafico. Tra l'altro ne uscirà a breve una versione fisica su cartuccia che comprende anche dei bonus, però costa nettamente di più, e quindi vi direi, se la vostra priorità è giocare, prendetelo anche in digitale, questo è anche un buon prezzo, a quanto pare non ve ne pentirete. Interessante vedere il primo price drop per la Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, e vi direi che in un mondo ideale preferirei la versione fisica, che probabilmente adesso costa più o meno uguale. Però il problema è che su Switch, sulla cartuccia della Master Collection, praticamente c'è un centesimo del contenuto
che poi va scaricato. Quindi sostanzialmente avete una cartuccia che non dico che ha semplicemente un applicativo che poi vi fa scaricare tutti quanti i giochi, ma poco ci manca. Mi sembra che ci sia soltanto il primo episodio su cartuccia, tutto il resto, tutti i contenuti digitali, bonus, eccetera eccetera, vanno comunque scaricati. Quindi boh, una versione fisica che rimane abbastanza inutile e poverissima di contenuti da toccare. Quindi a questo punto lo so che è un discorso che farà inorridire i puristi, però andate di versione digitale se proprio avete fretta di giocare Metal Gear Solid in portabilità. Ma perché non aspettare Switch 2 con una versione magari ottimizzata leggermente meglio? Cosa che non succederà mai. Bomb Rush Cyberpunk è un indie che io voglio provare assolutamente, anche perché sono uno di quelli che è rimasto folgorato da Jet Set Radio negli anni 2000, però è ancora leggermente troppo, 25,99 per una versione digitale. Io voglio assolutamente la versione fisica, che però adesso è in sconto a circa 30 euro su Amazon. Non capisco se la versione, se esiste una versione PAL ITA o esiste soltanto una versione inglese. Questo potrebbe cambiare molto le cose, perché un po' rimango un collezionista malato di mente. Malato di mente, diciamolo, sì, non mi vergogno a dirlo. Dredge è un indie che l'anno scorso ha fatto parlare molto di sé. Il prezzo è ancora altino per quanto mi riguarda, però se vi incuriosisce questa sorta di avventura nautica dai toni lovecraftiani, c'è una demo gratuita su Nintendo eShop, provatela, è pure abbastanza lunghetta, no, non tantissimo, non vi aspettate ore e ore di gameplay, però vi fa capire abbastanza bene il loop di gameplay, e provatela e poi in caso decidete se investire o meno questi soldi. Record of Lodoss War, Diddle It in Wonder Labyrinth è un altro metroidvania che vi consiglio sempre. Vi ricordo che forse proprio quest'anno dovrebbe uscire la nuova opera degli stessi sviluppatori, che si chiamano Team Ladybug, ed è un... si nota tantissimo la continuità stilistica tra i due giochi, anche se poi il setting cambia completamente. Per me è un po' l'erede spirituale, ma molto alla lontana, di Symphony of the Night, a cui vengono però aggiunti degli elementi che ricordano Ikaruga, non aggiungo altro. E andando avanti abbiamo poi Tormented Souls, un grandissimo survival horror vecchio stile, era PlayStation 1, quindi Resident Evil. Guns, Gore and Cannoli è un divertentissimo run and gun, 2,99, compratevelo subito e vi svoltate una serata, forse anche due, all'insegna di stereotipi e pallottole. Oddio, Pentiment, bellissimo, 13,39, da comprare assolutamente, anche perché l'unica edizione fisica è di Limited Run Games, quindi tra una cosa e l'altra vi verrebbe a costare 50-60 euro. Giocato e adorato su Game Pass, però ragazzi è un titolo molto particolare, c'è da leggere tanto e so che probabilmente molti di voi non hanno mai letto in vita loro, quindi fate voi. Per me è l'equivalente videoludico del Nome della Rosa. Che dire? The Artful Escape di... Lui c'aveva un nome italo-americano, però se non l'hanno scritto non mi ricorderò mai. Francis Vendetti. Oh, bellissimo. Una sorta di rhythm game narrativo molto molto carino. Però anche questo mi sembra lo avessero incluso all'interno del pass. 7,99, forse ancora leggermente troppo per un poraccio che vuole spendere il meno possibile. E guardiamo gli ultimi titoli, vediamo se riesco a darvi un qualche altro consiglio così volante. Oh, ecco per esempio questo Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons a 14,99, è interessante. Durante le feste di primavera di Amazon il titolo era in sconto in versione fisica e stava intorno ai 23-24 euro se non erro. E ero molto curioso, non l'ho preso ma me ne pento, perché poi andando a leggere in giro ho scoperto che in realtà come reboot questo qua vince bene, come si suol dire, perché integra poi anche delle cose molto molto particolari all'interno del gameplay classico, che è poi quello del beat'em up 2D. Se non sbaglio, ma forse sto avendo un'allucinazione, questo qua integrava anche degli elementi da roguelike, ma forse sto inventando tutto, non lo so. Oh, e chiudiamo con un consiglio che magari non vi do così spesso, anzi un gioco di cui forse non vi ho mai parlato, che è Vengeful Guardian Moon Rider, un titolo che ripesca piene mani da capolavori come Shinobi o Strider, e ci integra però anche cose un po' alla Mega Man, perché sconfiggendo il boss di fine livello si acquisisce il potere del nemico. E stilisticamente, vabbè, una pixel art molto ispirata, il gameplay è un bel action di quelli, insomma, punitivi ma non troppo, dura una nerdata dura e basta, perché 3 ore sono veramente pochissime,
Però chi ci ha giocato ne parla stra bene, ed è un titolo di quelli, insomma, che se siete cresciuti con un determinato tipo di gioco in un determinato periodo storico, è un vero tuffo nel passato, ma che comunque è così ignorante e cool, cazzuto, che può avere anche un certo appeal anche con il pubblico più giovane. Quindi io in caso vi consiglio questa come chicchetta del giorno, anche se 11,04 è leggermente sopra le policy della poracciata a 9,99. Però insomma è un titolo che merita, saranno le migliori 3 ore della vostra vita, garantisce poro. O forse no, bah, fatemi sapere nei commenti se avete trovato qualche gioco in sconto che non sono riuscito a nominare in questa veloce ricognizione, se magari vi ho convinto a comprare qualcosa che poi vi ha deluso e quindi mi denuncerete. E niente, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo, sconti tranquilli, ma soprattutto spendete duro. Io sono il Poro Saldi, Michele Blockbuster, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... E io sono l'Umberto Eco dei videogiochi.